Fedez sta per lasciarsi alle spalle un anno complesso segnato da emozioni contrastanti. Dalla paura per la scoperta della malattia alla gioia per il ritorno alla vita di sempre con delle consapevolezze in più. Il rapper, in largo anticipo rispetto alla fine dell'anno, ha voluto ripercorrere gli ultimi 12 mesi raccogliendo in un video i momenti più significativi. Fedez. Foto Insta, sono ancora qua e tanto mi basta per essere felice. Ciao 2022, scrive Fedez nella caption, sei stato un anno complesso ma di grande insegnamento. Oggi sono ancora qua e tanto mi basta per essere felice. Un solo rammarico mi porto dietro. Non essere stato presente il giorno del primo compleanno di mia figlia. Perché ricoverato in ospedale. Spero con l'anno nuovo di poter essere ancor più presente per i miei figli e la mia famiglia. Tutto, il primo pranzo di Natale post-operazione. Tra le Instagram Stories, Fedez racconta anche il suo primo pranzo di Natale dopo l'operazione alla quale si è sottoposto lo scorso 22 marzo a causa di un tumore neuroendocrino al pancreas. Primo Natale post-operazione. Fitte e crampi allo stomaco derivati dall'intervento. Forse è il primo Natale in cui non ho messo su chili. Ha fatto sapere, Fedez. Foto Insta. Non posso più fare il pazzerello con i cibi e là, a seguito dell'intervento. Fortunatamente non sono diventato diabetico, aveva spiegato nei mesi scorsi. Devo però sempre controllare la glicemia e stare attento all'alimentazione. Non posso più fare il pazzerello con i cibi e l'alcol. Non che prima lo facessi, ecco. Com'è cambiata la mia alimentazione dopo l'operazione? Come dirla in francese? Mancandomi diversi organi e un pezzo di intestino. Ogni volta che vado al CES asterisco è una festa. Perché sto dicendo queste cose? Vabbè. È vero.